Ragazzi, facciamo esercizi sulle superfici. Sia gamma. Facci proprio, sul testo. Usa la mano, scusa. Sia gamma. La curva. Nel piano XY il cui sostegno coincide con il diagramma virgola, rispetto all'asse X della restrizione della funzione logaritmo all'intervallo pi greco sesti, pi greco quarti. Intervallo chiuso. Virgola pi greco quarti. Calcolare l'integrale su S. Ma scusa, non ti chiesto la cancella. No, cancella calcola. Poi, sia S la superficie cilindrica generata dalla curva gamma con z appartenente all'intervallo chiuso ovviamente z appartiene con simbolo 0 pi greco mezzi. Calcolare l'integrale su S di x coseno di z fratto coseno quadro di x per la radice di x quadro più tutto anche uno in eseguito fare un po' i disegni. Disegniamo questa curva del piano XY, d'accordo? Prima mettiamoci il piano, piano XY. Però fate provare a fare gli assi simmetrici. Disegniamo il grafico della funzione logaritmo. Guardate come il grafico della funzione logaritmo. Lo faccio così.
dove questo, dove questo, scusate ragazzi, allora ragazzi, questo è il grafico della funzione logaritmo e questo è il punto 1. Per fare la restrizione della funzione logaritmo nell'intervallo pi greco quarti, pi greco sesti, pi greco sesti, pi greco quarti. Allora, pi greco quarti è più piccolo di 1, quindi sarà una cosa così, d'accordo? Quindi la restrizione sarà, questa è la restrizione, se questo è pi greco sesti, questo è pi greco quarti, una cosa di questo tipo, questa è la restrizione del logaritmo all'intervallo pi greco sesti e pi greco quarti, d'accordo? Adesso andiamoci a mettere nello spazio, disegniamo il riferimento. X, Y, Z. D'accordo? Quindi questa vi spiega il sostegno di questa curva nel piano X, Y. Quindi il sostegno di questa curva sarà qualcosa, questo è pi greco sesti, questo è pi greco quarti, sarà una cosa fatto così in questo piano, provate, dobbiamo alzarla tra z uguale 0 e pi greco mezzi, tra z uguale 0 e 0 uguale pi greco mezzi. Quindi questa la superficie cilindrica, questa è il sostegno di questa superficie cilindrica. D'accordo? Ok. Parametrizziamo questa superficie. Allora, per prima cosa si deve parametrizzare la curva gamma. Gamma. Due punti. A T appartenente. A pi greco sesti, pi greco quarti, associa, no, freccia. Allora ragazzi, gamma che è? La curva, il cui sostegno coincide col grafico di quella funzione. D'accordo? Come si parametrizza una tale curva? No, freccia, la sola. Associa aperta tonda t virgola logaritmo di t, d'accordo? Questa è la parametrizzazione di questa qui. Adesso chi è la parametrizzazione della superficie cilindrica? Andiamo con phi. I due punti, guardate che a t virgola z appartenente a zero pi greco, no scusa, appartenente a pi greco sesti e pi greco quarti per zero pi greco mezzi, associa per zero pi greco mezzi prodotto vertesiano. Zero pi greco mezzi, pi greco mezzi associa aperta tonda t virgola logaritmo di t virgola z, d'accordo? Questa è la parametrizzazione di questa superficie. Ragazzi, con S abbiamo detto la che è S
S è la superficie, S è più precisamente il sostegno. S è il sostegno della superficie. Di questa superficie è finita. D'accordo? Allora, già qua un integrale su S. Su S. Di x coseno di z fratto coseno quadro di x per radice di x quadro più 1 quindi sì. Come si faccia a calcolare questo? Cosa devo fare? Questo per dire che cosa è uguale? Uguale a uguale l'integrale doppio su questo insieme. D'accordo? Come la chiamiamo questi integrali? Scriviamola. Scrivere con sesti. Dietro. Scrivere quarto. Per che si fa? Per. Un po' più basta questo. Questo è. Grazie. Di che cosa? Dobbiamo andare a calcolare questa funzione dove? Sulla? Sulla superficie. Quindi cosa vuol dire? A x dobbiamo sostituire t. A y dobbiamo sostituire il logaritmo di t e dobbiamo sostituire z. D'accordo? E poi cosa va a moltiplicare il tutto? Per il determinante della legge. Credetemi. L'ha moltiplicato per la norma della delta di phi rispetto a t prodotto che tra la phi rispetto a z. Proprio qui è uguale. Allora, allora t coseno di z fratto coseno quadro di t per radice di t quadro. Adesso dobbiamo calcolarci la derivata di phi rispetto a la derivata parziale. La derivata di phi. Questo è uguale. Allora, cosa sarà qui rispetto a t? 1 aperta con virgola 1 su t virgola 0. Allora, la derivata di phi rispetto a z sotto rispetto a z è uguale 0 0 1. Facciamo il prodotto vettoriale. La derivata di phi rispetto a t prodotto vettoriale la derivata di phi rispetto a z. Questo è uguale. Aperta a tutto. Cosa devo fare ragazzi? Cancello la prima colonna, questo e questo in 1 su t. Cancello la seconda colonna, meno 1. D'accordo? Questo è. Devo calcolarmi di questo la norma. Questo è uguale, la radice quadrata di 1 su t quadro più 1. Che è uguale la radice di 1 più t al quadrato fratto t quadrato, ma t è positivo, quindi questo è uguale alla radice di 1 più t quadro diviso t. Se devo applicare questa quantità
in del t del z. Vi trovate, ragazzi? Vi trovate? Pronti quanti? Possiamo? Cancella un po' con i conti. Vabbè, lasciamo. Accendiamo il testo, poi possiamo già aiutare. Allora, qui possiamo semplificare. E applichiamo le formule di riduzione. Quello uguale all'integrale tra pi greco sesti e pi greco quarti. No, adesso facciamo. Appena la formula di riduzione. Aperta tutta dell'integrale tra 0 e pi greco mezzi di coseno di z fratto coseno al quadrato di t e di z di t. No. E z. D'accordo? Questo è uguale integrale tra pi greco sesti e pi greco quarti allora ragazzi coseno 1 su coseno quadro di t non dipende da 0 posso portare pure dell'integrale sì. Aperta a tondo qui 1 su coseno quadro di t cosa resta? Aspetta coseno di z integrale tra 0 e pi greco mezzi del coseno di z in dz chi è la primitiva del coseno di z? Seno di z, ma quadro tra pi greco mezzi e 0 fa 1 quindi resta questo in dt d'accordo? Che è la primitiva di 1 fratto coseno quadro? La tangente questo è uguale la tangente di t calcolata tra pi greco sesti e pi greco quarti. La tangente di pi greco quarti quant'è? 1. La tangente di pi greco sesti quant'è? Radice 3 terzi. Che è 1 di radice 3 terzi. Va bene? Grazie. Puoi dire? Considerino i piani passanti per l'origine di R3. E tangenti alla superficie Φ tale che A UB appartenente a B a B insieme a B maiuscolo appartenente a B associa aperta tonda U virgola
B, meno 2 U quadro, meno 2 B quadro, meno 18. Dove B è uguale, aperta graffa, le coppie UV appartenenti ad R quadro, tali che U quadro più V quadro è minore o uguale di 10. Individuare l'insieme descritto dai punti di tangenza. Considerate i punti passanti per l'origine e tangenti a questa superficie. Considerate i piani passanti per l'origine e tangenti alla superficie. Voglio sapere, per individuare l'insieme descritto da questi punti di tangenza. D'accordo? Va bene. Proviamo a fare questo esercizio. Per prima cosa, ragazzi, consideriamo il generico punto della superficie e consideriamo il piano tangente alla superficie nel suo punto generico. Quindi un punto generico P della superficie, come sarà fatto? P uguale. Allora, U0. V0. V0. Meno 2. U0 al quadrato. Meno 2. V0 al quadrato. Meno 18. Dove U0, V0 dove si trova? Nel cerchio di centro origine e raggio 1. Anzi, cosa prendete con la superficie? Con un paraboloide, se vedete. Col vertice nel punto meno 18, volto verso il basso. D'accordo? Allora scriviamo, dobbiamo scrivere l'equazione del piano tangente alla superficie in questo punto. Per fare questo, cosa dobbiamo scrivere? La prima cosa da fare è scrivere l'inversore normale alla superficie in questo punto. Quindi andiamo a calcolare, cioè la radio di phi rispetto a U, la radio di phi rispetto a B. La radio di phi rispetto a B. Rispetto a B. Meno qua. D'accordo? C'è il prodotto vettoriale. No. Cancella 3, si viene 4. Sì. Ah, scusa.
c'era questo, viene 4B, no più 4B, no? Ah, sì. E 1. D'accordo? Quindi ma questo è un vettore normale alla superficie nel punto QB. Quindi calcoliamoci, cioè questo è calcolato il punto. Zero. B0. Questo è un vettore normale alla superficie nel punto U0, nel punto Φ di U0, V0. Quindi ragazzi, chi è l'equazione del piano tangente alla superficie nel punto V0? V0 sarà l'equazione x y z meno questo punto U0 V0 meno 2 U0 al quadrato meno 2 V0 al quadrato meno 18, punto tra parentesi. Il prodotto scalare di un vettore normale 4, no, scalare 4 U con 0, 4 B con 0 1 uguale a 0, d'accordo? Quindi mi ha segnato, preso un punto P0 sulla superficie, abbiamo costruito il piano tangente alla superficie nel punto P0. Noi cosa vogliamo però? Vogliamo che questo piano deve passare per l'origine, cioè vogliamo che il punto P0 sia stato scelto in modo tale che questo piano passi per l'origine, d'accordo? Una cosa, se deve passare per l'origine, che deve succedere? Che il punto 0, 0, 0 deve verificare questa equazione. D'accordo? Imponiamo che 0, 0, 0 soddisfi questa equazione, troviamo le condizioni su 0 e 0. Li trovate? Quindi cosa dobbiamo imporre? Che il punto 0, 0, 0 verifica questa equazione. 0, 0, 0. Quindi quando c'è 0, 0, 0, cosa viene? 0, 0, 0, meno questo è questo vettore qui. Scalare questo vettore deve essere uguale a 0, quindi deve essere u con 0 viene 4 meno, allora possiamo fare il meno, viene 4 u con 0 al quadrato, no, è brutto scalare, stanno scrivendo più 4 v con 0 al quadrato, poi meno 2 u0 al quadrato meno 2 v0 al quadrato meno 18 è uguale a 0, d'accordo? Questo è come da scrivere, che allora 4 u0 al quadrato viene 2 u0 al quadrato più 2 0 al quadrato 18 uguale a 0. Questo è il momento a scrivere, e U0 al quadrato più B0 al quadrato è uguale a 18, uguale a 9. D'accordo? Ma questo cosa rappresenta, ragazzi? La circonferenza di centro origine e il raggio 3. Quindi il punto P0, come fate il vostro punto P0? È tale che la sua proiezione nel piano UV vi dà, si trova sulla circonferenza di centro l'origine e il raggio 3. Quindi come fate il vostro punto P0 adesso? Questo è il punto,
sì, un 0 P0. Andiamo a vedere il punto P0, come sarà fatto? P0 è uguale a P0 V0. Ragazzi, quando fa U0, queste meno due volte, U0 più V0 fa U0 quadro, più V0 quadro fa 9. 2 per 9 18, questo fa meno 36. Chiusa torna. Tale chi? U0 quadro più P0 quadro è uguale a 9. Questi sono i punti della vostra superficie tali che il piano tangente alla superficie per questo punto passa per l'origine. Cosa rappresenta, ragazzi? Una circonferenza. Avete preso la circonferenza di centro origine e il raggio della vite traslata verso il basso all'altezza, non potete portare all'altezza meno 36. D'accordo? Questi sono i punti, quindi in conclusione la nostra situazione è questa, posto insieme. Questi sono tutti e soli i punti della superficie, tali che il piano tangente alla superficie in questi punti passi per l'origine. Quindi la risposta sono i punti di questa circonferenza. Va bene, grazie. Chi vuole venire? Prego. F grande più punti x, y, z appartenente ad R3 associa freccia aperta tonda 2z y meno pi greco virgola z alla quinta punti. Calcolare il flusso uscente dalla sfera di centro d'origine e raggio un mezzo.
Grazie. Cos'è il flusso uscente dalla superficie di questo campo? È l'integrale. Indichiamo con S il bordo, la superficie e il sostegno della superficie della sfera di centro origine e raggio. D'accordo? È l'integrale su S di F scalare N N N in d sigma, dove N cosa denota? Il versore normale alla superficie della sfera che punta verso l'esterno della sfera. D'accordo? Allora, in virtù del teorema della divergenza, come si può trasformare questo integrale di superficie? Si può trasformare in un integrale di volume. Questo è uguale a integrale triplo sulla, con S abbiamo denotato la superficie della sfera, indichiamo per esempio con B la sfera B di centro aperta tonda 0 0 0 0 metto in mezzo qui, d'accordo? Indichiamo con questo simbolo la sfera di centro origine e raggio un mezzo. E con esse indichiamo la sua superficie. Allora, questo è uguale a con esse indichiamo la frontiera, con esse indichiamo la frontiera della sfera, la superficie che è frontiera della sfera. D'accordo, questo è uguale a la divergenza, per tenere la divergenza, questo è uguale alla divergenza di F in dx dy dz, che è uguale, facciamo la divergenza di F in z, integrale qui cosa è la divergenza di un campo vettoriale? La derivata della prima componente rispetto a x più la derivata della seconda componente rispetto a y più la derivata della terza componente rispetto a z. Come si risolve questa integrale passando a coordinate polari? Ricordate le coordinate polari come si scrivono? Lo facciamo con riferimento allo spazio. Orienta gli assi, metti x in sotto. Prendo un punto P, che è lo spazio. Ora colleghiamo il punto P con l'origine. Ecco, indichiamo con Φ l'angolo formato da questo segmento con l'asse Z. Poi proiettiamo questo punto P nel piano XY. Colleghiamo la proiezione con l'origine degli assi, indichiamo con θ l'angolo formato con l'asse X. E indichiamo con ρ la distanza di P dall'origine. Quindi come possiamo scrivere? Z è cosa uguale? Z è uguale
X a cosa uguale? Rho seno di fi cosa non mi è uguale a rho seno di fi seno di fi, questo è proprio uguale seno di fi coseno di teta z y uguale a rho seno di fi seno di fi. Però nel nostro caso dove variano? Rho, fi e teta, andiamo con G l'applicazione. Rho, nel nostro caso rho dove varia? Tra 0 e mezzo. Ma ci fanno dove varia proprio? Rho varia tra 0 e mezzo. Fi varia tra 0 e pi greco. Trasferito. Teta vale tra 0 e 2 pi greco. Quindi che è la vostra trasformazione G? G, siamo qua. G, due punti. A, rho fi teta. Appartenente a T che è uguale al prodotto di quei tre insieme 0 un mezzo per 0 pi greco per 0 due pi greco associa freccia per cancella il disegno. Associa rho sen fi cosen teta rho sen fi seno di teta rho coseno di fi. Quando fai il determinante della matrice jacobiana di questa trasformazione, vi ricordate? Quanto fa? Rho quadro seno di fi, vi ricordate? Determinante. L'ho calcolato qualche settimana fa. Nel punto rho fi teta. È uguale. Rho fi. È uguale a rho quadro seno di fi. D'accordo? Abbiamo visto che questa applicazione non è un'abiezione a meno dell'insieme di classe C1, è un'abiezione a meno dell'insieme di misura nulla, e questo è diverso da 0 a meno dell'insieme di misura nulla. Quindi è un buon cambiamento di variabili. Con questa trasformazione, questo integrale diventa uguale l'integrale triplo su T a posti 0 coseno mezza rho la quarta coseno la quarta di T devo moltiplicare per il modulo del determinante della matrice jacobiana, quindi per rho quadro seno di fi in nel rho di fi applichiamo a questo punto le formule di riduzione. Questo è uguale integrale che va rho varia tra
0 Phi vale tra 0 e pi greco. Teta va tra 0 e pi greco. Di rho alla sesta. Seno alla quarta di fi. Questo è coseno, questo. Z è coseno di fi. Z è rho coseno di fi, ragazzi. Quindi là viene coseno alla quarta di fi. Lo vedete? Coseno alla quarta di fi. Z è rho coseno. Quindi coseno alla quarta di fi per il seno di fi. Detente. D'accordo? Questo è uguale. Ragazzi, questa funzione non dipende da teta, dobbiamo spostare solo dell'integrale, che l'integrale tra 0 e 2 pi greco, di teta che viene 2 pi greco, quindi viene 2 pi greco. Integrale tra 0 e un mezzo, integrale tra 0 e pi greco, di rho alla sesta, di fi di rho. È uguale a 2 pi greco l'integrale tra 0 e un mezzo rho alla sesta non dipende da qui devo sortarlo pure rho alla sesta cosa resta? Coseno alla quarta per il seno chi è la derivata del coseno? Chi era il coseno? Meno seno. Se qua ci posso mettere un meno fuori. E questo quindi mi arriva 9 coseno alla quinta, quindi tra 0 e pi greco. Coseno alla quinta, quindi quanto viene? Il punto pi greco fa meno 1 e il punto 0 fa 1, fa meno, quindi questo viene meno 2, quindi meno qua fa più, quindi 4 pi greco quindi. Poi cosa resta? Rho alla sesta, quindi un settimo per un mezzo alla settima. Alla settima. E questo è qua. Questo è il 2 al quadrato, questo è la settima, quindi viene pi greco, pi greco. Per 7 per 35 non fa. Per 1 su 2 alla quinta. Si chiama la pi greco. Fatto 35 per 32 va bene.